Nuovo video, sono tornato al mare e sono tornato a praticare la tecnica del light rock fishing con un approccio del tutto nuovo, nel senso che utilizzerò una canna diversa e sto parlando della telegomming che ho appena ricevuto da RL Minnow, da Roberto, che usa queste canne teleregolabili nei canali. Molti di voi lo conosceranno sicuramente perché ha un canale YouTube, metterò il suo link nella descrizione del video. Voglio provare questo approccio nuovo di una canna teleregolabile al mare per gestire le piccole gomme. Cercherò di capire insieme a voi quali sono i vantaggi di una teleregolabile e come posso sfruttarli. State a vedere. Questa canna ha un nome ed è Biodiversity. Questo perché Roberto permette a chi richiede una canna di inserire il nome. Io l'ho chiamata Biodiversity proprio perché con questa canna spero di prendere più specie di pesci possibili e mi auguro che sarà così. Roberto dà anche la possibilità di scegliere il colore delle rifiniture, è appunto telescopica, teleregolabile nel senso che può essere aperta sia totalmente sia in maniera parziale. Possiamo scegliere quali segmenti lasciare aperti, e cosa che sarà molto utile magari per recuperi di pesci importanti. Sicuramente nei video di RL Minnow avrete visto come combatte le carpe. La lunghezza della canna consente di fare dei lanci molto precisi, di appunto mettere l'esca di gomma davanti il muso delle carpe e poi durante il combattimento recupera mano a mano la carpa chiudendo i segmenti fino a portarla a guadino. Ho deciso di abbinare un mulinello 1000 della Shimano che utilizzo per la bolognese con un nylon dello 018. Inizierò legando una testina autocostruita con un piombino di 1 grammo e un amo Gamakatsu dell'8. Cercando i ghiozzi, i miei cari ghiozzi, che voglio siano la prima specie di pesce che prenderò con questa Biodiversity. Come esca metterò un darterino della Reins. Inizio non aprendola del tutto. Provo a pescarmi proprio sotto i piedi. Adesso, volendo pescare un po' più distante, aprirò la mia canna di un paio di segmenti, senza bisogno di lanciare, quindi gestisco la mia jig head in maniera assolutamente verticale. Ah, prima mangiata. Eccolo, primo pesce. È un testone, tra l'altro. Primo pesce con la Biodiversity Rod. Eccolo qua. Bello. Avete visto come si è piegata, quindi molto sensibile. Prima specie per la Biodiversity Rod. Un ghiozzo testone. Piccolino. Speriamo di prenderne più grandi. Però è un inizio. Avete visto come ho lavorato in verticale la jig head grazie alla lunghezza di questa canna? Ad esempio qui la lunghezza della canna aiuta molto, perché mi trovo lontano dall'acqua e quindi posso comunque far lavorare l'esca. Qui ad esempio chiudo più la canna, così gestisco meglio. Andiamo là, che dicono? Se c'è, eccolo! Bello questo! Ah, un tordo! Bello! Sì! Un tordo!
Attenzione, bel pesce. E andiamo. È un labride. Guardate che colori. Spettacolo. Bellissimo tordo. Quindi seconda specie per la mia biodiversity rod. Veramente bello. Sembra di essere Mar del Nord, Scaribrasse. Tordo. È tordo, ma è vivo, è artificiale. No, no, è vivo, è vivo. Ah, apposta, dico, cazzo, madonna, come li fanno? Bello, eh? Tutto. Bellissimo. O labridi. Non li liberi, sì. Sì. Questo solo per divertimento. Ops. Infatti quando ho visto il cellulare lì, mi è venuto il sangue freddo. No, no. Ok. L'ho preso qui, ma non è facile prenderlo con le esche artificiali il No, con tordo. l'artificiale così, poi tordi, è la prima volta che li vedo. Tordo è la seconda volta che lo prendo con l'artificiale. Poi era bello, insomma. C'è una specie che sta nei mari del nord che raggiunge tipo 2-3 kg. Li prendono pescando anche a spigole, no? A spinning proprio. Ma noi guarda, lì a Livorno c'è, li chiamiamo i tordi pagliacci, che sono rossastri sopra, rossi e neri, uguali a questi però Ah, sì, ho con capito. labbroni. Sì. Ma quelli arrivano fino a un chilo e mezzo, sono Ah, è belle vero, bestie. quelli sono belli. Però se non si prendono sui porti, stanno più No, su a quei. fuori, fuori, sulle secche alla Meloria dove c'è le zone di roccia, poi nemmeno quelle di tubo. Girano lì in quelle tane profonde, belli sono. Sì. Certo, per Roberto questi saranno pescetti. Lui è abituato a sforzare questo tipo di canne con pesci molto più grandi. Però io mi diverto un mondo. Perché comunque è una canna molto sensibile, avete visto che piega anche su questo tordo che nonostante la taglia contenuta i tordi tirano veramente veramente tanto. Ah, slamato. Oggi non ci sono i big ghiozzi. Ah, uno proprio adesso invece. Non era male. Non l'ho ferrato. Non l'ho ferrato. No! Che cos'era? Terza specie del giorno, paganello. Non potrò prendere gli ozzi neri perché in realtà questo lo rilascio in questo modo perché aprirà la bocca non appena toccherà l'acqua, o no? Gli ozzi neri in realtà sono andati via perché mentre i paganelli e i testoni sono delle specie stanziali, quindi tutto l'anno stazionano in queste rocce, i ghiozzi neri si avvicinano alla costa e ai porti solamente per la riproduzione, che va da aprile fino a luglio-agosto inoltrato. Ecco il paganellino. Preso. Mamma mia, quasi più grande l'esca. Beh, ragazzi, che dire? Come prima volta con la telegombing, con la mia biodiversity, non c'è stato assolutamente male. Anzi, è uscito una specie che cercavo da tanto al light e che capita, secondo me, non sempre, quindi è una cattura piuttosto insolita, il tordo.
penso che la pesca con una tele regolabile, l'electric fishing, abbia solamente dei vantaggi, nel senso che se uno vuole pescarsi sotto i piedi riesce a farlo chiudendo totalmente la canna. D'altra parte, se vuole pescare invece a distanza, può farlo anche senza lanciare, proprio perché riesce a mantenere l'esca sotto la canna, sotto la punta della canna, e quindi a farla lavorare in verticale anche tra le rocce. Certamente bisogna entrare nell'ottica, io ancora devo prenderci mano, però secondo me è una tipologia di canna che può rendere molto nella pesca light in mare. Questo video termina qui, lasciate un like se vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci rivediamo alla prossima.